tutti, bentornati sul mio canale. Se questa è la vostra prima volta qui, benvenuti, io sono Sofia e questo video arriva dopo molto molto tempo rispetto al video precedente, che mi sembra risalga più di un mese fa, però finalmente ce l'ho fatta a sedermi davanti alla telecamera e a ricominciare a filmare. Infatti è la terza volta che riregistro l'intro, perché non sono molto, come si dice, devo un attimo prenderci la mano e tornare davanti alla telecamera. Ho la finestra aperta perché finalmente entra un filino d'aria, quindi se sentite dei rumori vengono da fuori, sono anche al primo piano, qui sotto ci sono dei negozi, quindi sicuramente sentirete urlare, starnazzare e qualche aereo, perché abito vicino all'aeroporto. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, oggi voglio fare un piccolo video in cui vi spiego numero 1 dove sono stata, numero 2 perché sono tornata e numero 3... non ho un numero 3, però insomma i progetti, quello che mi piacerebbe fare nei prossimi mesi, nel futuro di questo canale. Dunque, per chi non lo sapesse, sono tornata da quasi un mesetto dagli Stati Uniti dopo un'esperienza da ragazza alla pari di 2 anni. L'ultimo video che avevo fatto era appunto la mia conclusione dell'esperienza da ragazza alla pari e avevo detto che alla fine, appunto, da quel il giorno dopo che appunto ho postato quel video, sarei partita per una mega vacanza on the road di 3 settimane per gli Stati Uniti. Com'è andata la vacanza? È andata benissimo, è stato un viaggio fantastico, sono stata quasi tutto il tempo da sola, ho fatto solo 3 giorni a New Orleans, che era la prima tappa di questo viaggio, con un'altra ragazza italiana, e poi ho fatto tutto il resto delle settimane da sola, e vi posso dire che è stata un'esperienza che consiglio a tutti e che rifarei immediatamente. Sono stata benissimo, i posti dove sono stata sono stati... gioco di parole, New Orleans, poi sono andata a San Antonio in Texas, poi sono andata ad Austin, sempre in Texas, poi sono volata a Santa Fe in New Mexico, Albuquerque, sempre in New Mexico, poi sono andata allo Yellowstone Park nel Montana e poi da lì sono andata a Los Angeles per 4 giorni. Ho fatto un giorno e mezzo tipo all'interno della città, ma non mi piaceva tanto il posto, quindi mi sono spostata a Venice Beach e mi è piaciuto un sacco. Sono tornata dal viaggio, come è stato il rientro? Perché questa è la prima domanda che mi rivolgono tutte le persone che mi incontrano. Come è stato il rientro? Devo essere sincera che dopo 3 settimane di viaggio ininterrotto, dove non dormi a casa tua, non dormi in casa, anzi, perché comunque sei in ostello o a casa di altre persone, quindi diciamo che dopo quelle 3 settimane di viaggio avevo bisogno di tornare in un luogo familiare, di tornare tra virgolette a casa, anche se sono tornata veramente a casa. E poi devo essere sincera che dopo 2 anni di esperienza alla pari, che significa vivere in casa con le persone per cui lavori, che nonostante io abbia trovato 2 fantastiche famiglie con cui mi sono trovata benissimo, comunque abitare in casa da altri non è come abitare a casa tua, c'erano delle regole a cui dovevo sottostare, nonostante io non abbia mai avuto particolari coprifuoco o particolari divieti, avevo comunque la libertà della mia camera, la libertà di fare quello che volevo nel mio tempo off, ma comunque non è casa tua. È un'esperienza bellissima che rifarei 100.000 volte, però veramente dopo 2 anni avevo bisogno di un ambiente familiare dove tornare e sentirmi completamente a mio agio e completamente a casa mia. E anche perché avevo voglia di iniziare la mia vita vera e propria, il mio futuro, anche se su questo punto ci sto ancora lavorando e sto avendo non pochi problemi, perché ho un progetto che non voglio svelare perché secondo me quest'anno non si avvererà, ma voglio essere positiva, però appunto ho un progetto che vorrei riuscire a realizzare tra quest'anno e l'anno prossimo, incrociamo le dita, sperate per me. Dunque, questo è quello che sta succedendo sul fronte della mia vita privata, però ci tenevo perché vi ho portato con me nell'esperienza della ragazza alla pari, quindi ci tenevo a farvi sapere che sono rientrata a casa sana e salva. Per quanto riguarda il canale, sono tornata, voglio tornare a pubblicare costantemente contenuti su questo canale, voglio fare video, ho in mente tantissime idee, tantissimi progetti che voglio far partire da settembre, perché ormai è estate, siamo in vacanza,
come mai sono stata così tanto tempo via dal canale. In realtà la voglia di fare video mi è tornata non appena sono arrivata a casa, in realtà ce l'avevo anche mentre stavo viaggiando, ma per motivi di tempo, anche se, vabbè, adesso vi spiego, però non sarei riuscita a fare nulla perché comunque ero sempre io, la sera ero stanca, eccetera, eccetera, quindi non avrei potuto fare niente quelle 3 settimane, ma durante le mie 3 settimane di viaggio mi si è rotto il computer, quindi ho dovuto mandarlo a riparare. Sono atterrata ad Austin, sono andata a tipo Media World americana che si chiama Best Buy, sono andata lì, ho chiesto di farmi sistemare il computer, mi hanno detto non possiamo sistemarlo qui, dobbiamo mandarlo in magazzino. Ok, quanto ci vuole? 2 settimane, e io sarei stata in Italia in 2 settimane, quindi ho fatto spedire il computer una volta pronto alla mia amica a New York, e visto che lei doveva venire in Italia il 13 di luglio non aveva senso fare spedire il computer con il rischio di romperlo, di perderlo, eccetera eccetera, quindi ho aspettato che lei venisse a Milano per portarmi il computer. Da questa settimana pubblicherò 2 video a settimana, il martedì e il venerdì, tendenzialmente verso le 3 di pomeriggio, se riesco a tenere questa scaletta. Se ci fossero dei cambiamenti ve lo farò sapere più avanti. Questo è tutto, scusate il video un po' chiacchiericcio, finisco qui, lasciatemi un commento qua sotto, vi do i bentornati sul mio canale, spero vi faccia piacere seguirmi. Spero vi abbia fatto piacere questo piccolo update e niente, il video finisce qui, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, accendete, schiacciate la campanella per essere notificati dei miei video, lasciate un commentino se vi va e fatemi sapere com'è andata l'ultimo periodo, siete stati promossi, avete fatto gli esami di maturità, com'è andata gli esami dell'università, non lo so, fatemi un po' sapere qua sotto come sta andando la vostra vita. Io vi mando un bacione grande 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 grande, ma e noi ci vediamo nel prossimo video.